Si è svolto a Roma il Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, un appuntamento molto atteso dai presidenti degli ordini di tutta Italia che hanno partecipato numerosi, in presenza o a distanza, a un importante momento di riflessione sui temi più sentiti in questa fase così delicata della professione medica. A fare il bilancio dell'attività svolta negli ultimi 3 anni da Flonceo è stato il presidente Filippo Anelli, che ha tenuto una dettagliata relazione sulle iniziative portate avanti per sostenere e rafforzare il ruolo e le funzioni dei medici nel nostro sistema nazionale di assistenza e cura dei cittadini. Una relazione, quella del presidente Anelli, seguita con grande attenzione ed interesse dai presidenti degli ordini, che hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro svolto e per le battaglie condotte dalla federazione. Largamente condivisi anche gli obiettivi indicati da Anelli per il prossimo quadriennio in vista del rinnovo degli organi di Flonceo, che si terrà il 27, 28 e 29 marzo. Quello che si è tenuto oggi è stato un Consiglio nazionale particolarmente impegnativo, perché doveva fare il punto di quanto fatto nell'ultimo triennio e anche programmare il prossimo mandato, che durerà 4 anni. Il Presidente Anelli ha svolto una relazione molto esauriente e molto interessante, che ha toccato tutti i punti di quanto fatto appunto nell'ultima consiliatura e soprattutto ha tracciato poi il cammino da percorrere nel prossimo quadriennio. Indubbiamente nel triennio che si conclude oggi molto non è stato possibile fare, soprattutto nell'ultimo anno, interessato in maniera praticamente totale dalla questione pandemia. Quindi qualche progetto è rimasto a metà e verrà completato nel prossimo mandato. Tutti hanno dato il loro contributo, gli interventi si sono succeduti in maniera senz'altro molto interessante e anche noi come odontoiatri abbiamo dato il nostro contributo, specificando che su alcune questioni sicuramente un ultimo passo va fatto e alcune questioni vanno completate e precisate ulteriormente. Il contributo che l'ENPAM può dare e vuole dare in questa fase è quello di ribadire l'importanza della professione medica e odontoiatrica per il sistema paese. La Fondazione cercherà di mettere in atto tutti i meccanismi per tutelare quanto più possibile il lavoro medico. Non pensiamo più soltanto alla fase post-lavorativa, ma ci rendiamo conto da tempo che dobbiamo costruire quanta più sicurezza possibile dal punto di vista lavorativo. Ma credo che insieme alla sicurezza si dovrà anche parlare di rilanciare l'immagine, la rilevanza sociale della professione medica, che insieme appunto all'autorevolezza della professione sulla base dei contenuti e all'orgoglio di appartenenza che dobbiamo promuovere, potremo avere e mantenere questo ruolo importante nella salute pubblica sostanzialmente. Ne abbiamo bisogno perché pensiamo che purtroppo quella che è stata l'emergenza pandemica non si dissolverà, ma continuerà in una serie di percorsi che metteranno sicuramente la salute e la prevenzione al centro. La Fondazione ENPAM da questo punto di vista si dichiara uno strumento a disposizione dell'intera professione per poter gestire al meglio questo cambio di paradigma, perché credo che anche l'impostazione stessa del nostro sistema sanitario centrato su un servizio sanitario nazionale dovrà avere delle sue valutazioni. Unitamente a questo vogliamo lanciare il concetto dell'importanza del lavoro libero professionale, delle professioni liberali, del lavoro autonomo, e in questo ci soddisfa quanto appunto annunciato dal Presidente del Consiglio, insieme alla sua affermazione importante sulle differenze di genere, sulle quali si impone l'idea, secondo me corretta, di lavorare sulle azioni strutturali che possono rendere indifferente la differenza di genere, cosa che oggi non è, ma in un momento della nostra professione in cui la professione è declinata sempre di più e per fortuna, secondo me, al femminile. Questa del 6 marzo è una giornata importante con questo Consiglio nazionale che
fa riassunto, diciamo, di quello che è stato fatto nell'arco di un triennio che probabilmente resterà nella storia di questo paese e della federazione, soprattutto per le caratteristiche vissute nell'arco dell'ultimo anno. Il presidente Anelli ha sottolineato appunto quanto sia sul piano della comunicazione, ma della fattività legislativa, di attività, di partecipazione, gli ordini attraverso le loro rappresentanze locali, ma anche attraverso quella che è stata la grandissima capacità centrale di rapporto con le istituzioni, siano stati presenti nella politica e nella politica sanitaria e sociale di questo Paese. È importante però anche la prospettiva che è stata data rispetto a quello che è il successivo mandato. È chiaro che quello che è stato fatto non può essere qualcosa che si concluda con un mandato. È un percorso ambizioso, un percorso significativo che crea uno sviluppo per un recupero anche della funzione costituzionale degli ordini professionali, al fianco della cittadinanza, al fianco delle istituzioni, al fianco di, come ha detto correttamente il presidente Anelli, della necessità di sottolineare un organismo che si attenga al controllo, al mantenimento e al sostegno del bene comune, dove per bene comune si intende la salute, dove per bene comune si intende l'assistenza che serve per determinare su tutti i nostri territori, con tutte le diverse caratteristiche, dal piccolo centro alla grande metropoli, la capacità di tutelare i cittadini attraverso la tutela che è già definita costituzionalmente nel nostro articolo 32. Ho ascoltato con molta attenzione la relazione del presidente della FNOM Filippo Anelli, che condivido pienamente. Innanzitutto i vari 10 punti che erano stati la base del programma della precedente legislatura, che sono stati portati tutti quanti a termine, anche in maniera egregia, nonostante quando avevamo iniziato tutto potevamo supporre meno che trovarci in piena pandemia, quindi in una situazione di difficoltà comunicativa e anche tra di noi ovviamente, ma anche comunicativa con le istituzioni. Quindi il lavoro egregio, anche di comunicazione molto importante, che è fondamentale oggi. Oggi si basa molto il fatto di poter ottenere degli obiettivi, raggiungere gli obiettivi mediante anche la conoscenza di questi, ma anche la partecipazione di tutti. E cosa più importante è quella della comunicazione, che noi in qualche modo abbiamo gestito in una maniera egregia. L'altra cosa, abbiamo sentito i 10 punti di programmazione per il prossimo mandato, del prossimo quadriennio, che ritengo fondamentali. Sono stati toccati sia la parte etica che la parte della femminilizzazione, che la parte anche della professionalità, cioè mettere al centro quella che è la figura del medico e che deve rientrare come base centrale di un'attività professionale che è quella sanitaria. Ci vuole un regista sicuramente, ognuno c'è il suo ruolo, va specificato il ruolo di ognuno, le responsabilità di ognuno e quelli che sono gli obiettivi che dobbiamo raggiungere in funzione della salute di tutti quanti i cittadini. Questo è il mandato dell'Ordine dei Medici, un organo sussidiario a tutela innanzitutto della salute del cittadino e ovviamente anche dell'etica della professione. Su questo dobbiamo lavorare molto. Ci troviamo in piena sintonia, speriamo di poter portare a termine nuovamente i 10 punti che ci siamo posti, magari anche cercando in qualche modo di ringiovanire anche quello che è la partecipazione da parte di tutti quanti. Ho ascoltato con molto interesse la relazione del Presidente Anelli, sia per quanto riguarda i risultati ottenuti in questo triennio, che insomma è appena finito, sia soprattutto per gli obiettivi che ci poniamo per questo quadriennio che si apre. Ho voluto aggiungere e sottolineare alcuni aspetti che erano già stati trattati, in particolare un tema che io credo sia importante e ce l'ha fatto vedere la pandemia, sia un rapporto stretto con l'Europa. E quindi l'importanza, uso un termine forse esagerato, ma una specie di politica estera della nostra federazione, che riguardi sia gli organismi comunitari, ma riguardi anche le associazioni di medici, le associazioni internazionali dei medici. Questo è un primo punto. L'altro punto su cui ho voluto mettere l'accento è il tema dell'ambiente. Io credo che nell'ipotesi
nella certezza di dover riscrivere, dare una versione più aggiornata del codice deontologico, il tema dell'ambiente debba avere un ruolo fondamentale. Ce l'ha insegnato la pandemia. La pandemia non è arrivata per caso, è arrivata perché abbiamo, come dire, calpestato le leggi naturali, e questo ha portato a tutta una serie di conseguenze che sappiamo. L'altro aspetto che io ho voluto sottolineare è stato quello della formazione medica continua, dell'ECM, e ho usato un paradosso, che è quello del fatto che la formazione medica continua, l'aggiornamento, dovrebbe servirci per mantenerci aggiornati sulle novità. Qual è stata la più grande novità del 2020? È stata la pandemia. E cosa è successo nel 2020? Che il sistema ECM si è chiuso, nel senso che siccome i medici dovevano lavorare giorno e notte con grande intensità, non si è più richiesto di avere i crediti ECM, ma questa è stata una specie di abdicazione dello Stato ai suoi doveri di formazione, nel senso che ha, come dire, certificato che la nostra formazione serve molto poco, perché quando c'è stato il vero bisogno si è detto cavatevela da voi. Beh, è una relazione ampia, sono obiettivi assolutamente condivisibili. Penso soprattutto che il livello di coinvolgimento della politica sia da ulteriormente intensificare, quindi sono particolarmente d'accordo su quello che è successo e su quello che è la prospettiva futura. Credo sia imprescindibile un punto della relazione quando viene messa in campo anche una problematica relativa al livello socio-economico della professione medica e odontoiatrica. Questo non è più un problema di natura sindacale, ormai è diventato un problema di natura ordinistica, perché questa professione purtroppo negli anni, per una serie infinita di ragioni, ha preso l'ascensore sociale verso il basso, insomma si è molto svilita dal punto di vista anche del riconoscimento che ha la popolazione nei confronti di questi professionisti. Questo passa anche per un riconoscimento economico, e allora io accolgo con piacere questi spunti nel programma dei prossimi 4 anni. Bisogna lavorare tanto da questo punto di vista, ecco. La relazione del Presidente Anelli è di fatto è stata molto esauriente e consta di 2 momenti molto importanti. Il primo momento è una revisione un po' critica dell'attività svolta nel triennio, che certamente è stato molto impegnativo, soprattutto per il problema pandemico, ma anche per quanto riguarda l'impegno che si è profuso in varie situazioni che hanno in qualche modo coinvolto la Federazione e i medici in questo triennio, con punti direi di maggior significato proprio nel momento del lockdown e con le attività connesse anche all'impegno del medico. Non dimentichiamo quello che lui ha ricordato in questo caso con il sacrificio fatto da molti medici, ma soprattutto il riconoscimento che c'è stato recentemente con le più alte autorità dello Stato per la giornata che viene considerata la giornata di memoria del mondo sanitario, medico-sanitario. E questo è direi uno dei punti fondamentali, importanti, di riconoscimento dell'opera nella sanità da parte del personale medico e del personale non medico. Il problema fondamentale della relazione è stata la prospettiva, che è in linea un po' con quanto lui ha già fatto all'atto della candidatura allo scorso triennio. E direi che il punto nodale in tutto ciò è quello della rinascita di una professione. Abbiamo ragionato a lungo su questo col Presidente Anelli e che ho ritrovato proprio nei suoi punti programmatici quanto noi abbiamo detto, ma soprattutto in considerazione dell'aspetto etico, di rinascita etica, di consapevolezza etico deontologica del comportamento del medico. Credo che questo sia il punto nodale e la chiave di volta per la rinascita di una professione.
che può avere dei, diciamo, richiami importanti negli stati generali che sono stati in realtà intrapresi nello scorso triennio, ma che ora devono arrivare, giungere a definizione. E la definizione è certamente quella di una professione che deve alzare la testa, una professione che quindi possa dare un significato a tutto il proprio agire, ma soprattutto riottenere quella fiducia e quel riconoscimento da parte della collettività, quella stessa che l'ha applaudito nella fase pandemica, che però troppo spesso dimentica, e le avvisaglie di quest'ultimo periodo ci dimostrano come in realtà la gratitudine sia un bene molto effimero e passa molto spesso, e credo che questo quadriennio sia il quadriennio della rinascita della professione, e credo che tutti gli altri punti, che sono quelli della formazione, che possono essere quelli degli impegni a vari livelli, non possono che confortare questa visione. È una valutazione estremamente positiva, d'altronde questo è stato un consiglio veramente interessante, perché è un consiglio che quando è alla fine di un percorso, cioè alla fine di un triennio particolarmente gravoso, perché veramente in questo triennio ne sono successe di tutti i colori, e la pandemia ne è soltanto una rappresentazione. E il dottore Anelli ha fatto un excursus di quanto questa federazione ha fatto in questo triennio, e il risultato non può che essere positivo. Positivo sotto tanti punti di vista, ne voglio sottolineare alcuni, che è quello che riguardano la lotta che è stata fatta sulla violenza nei confronti dei sanitari, e dico questo perché si collega con l'altro aspetto fondamentale, che è quello del ruolo, diciamo, dei medici nella società, perché se c'era violenza evidentemente forse c'era anche una problematica che andava affrontata, che è quella naturalmente di dare nuova autorevolezza al ruolo. Ma quello che poi è importante è anche il discorso programmatico che ha fatto. Alcune volte si dice sempre che quello che si fa ha un valore solo se lo si riesce a dimostrare. Ecco, l'investimento, che è un altro aspetto importante che è già iniziato col triennio appena finito, che è quello della comunicazione, è un altro aspetto, diciamo, fondamentale, associato anche a una rivalutazione di quello che è il codice deontologico, che resta sempre la Bibbia per la nostra professione, che ci deve guidare, ma che però deve essere sempre adeguato ai tempi e adeguato al sentire della gente. Io sono neoeletta da pochissimo, e quindi per la prima volta mi approccio a questa realtà, e la relazione di quanto è stato fatto dalla FOMCEO nei 3 anni antecedenti la condivido appieno, la trovo importante, e dovrà trovare un continuum anche nei prossimi anni. Personalmente condivido l'idea di porsi, che gli ordini si devono porre come un contraltare, come un braccio con cui i decisori devono rapportarsi, nelle scelte ovviamente che sono di nostra competenza. Quindi questo mi trovo assolutamente d'accordo e lo condivido. Condivido l'aspetto etico, sicuramente, perché gli ordini nascono come una difesa etica nei confronti del cittadino, del ruolo del medico, quindi anche questa è una cosa che io mi porterò a casa. Un'altra cosa importante, che invece per il futuro mi è parsa interessante, è l'attenzione necessaria al ruolo del genere femminile nel Servizio Sanitario Nazionale. E questa è una realtà. Quando parlo con mia figlia lei dice: è scontato. In realtà non è così scontato per chi come me ormai lavora da tanto tempo, e credo che la base per poter sviluppare questo sia far sì che il genere femminile non debba scegliere fra lavoro e famiglia, come è stato un po' sempre fatto. Questo sarà la base per poter sviluppare il nostro supporto, che ha aspetti diversi, ma insieme dobbiamo lavorare.
Sicuramente è stata una relazione, quella introduttiva, molto esaustiva da parte del Presidente, sia per quanto riguarda il passato, cioè quello che il Comitato Centrale e comunque la Federazione ha fatto in questo triennio passato. Un impegno notevole, soprattutto con i vari ministeri, eccetera, che hanno portato la Federazione ad avere un ruolo determinante in parecchie delle decisioni anche politiche in ambito sanitario che sono state prese. Quindi questo sicuramente è un fiore all'occhiello di questo triennio passato, dell'amministrazione della Federazione di questo triennio passato. Per quanto riguarda la relazione del futuro, del prossimo quadriennio, sicuramente ha toccato i punti fondamentali di quelli che sono gli ambiti della nostra professione, partendo ovviamente dalla revisione del codice deontologico a quella che può essere poi la formazione degli studenti e anche dei medici tutti, a quella che può essere il problema del rapporto ospedale-territorio, delle carenze ospedaliere piuttosto che anche delle carenze del territorio e quindi la necessità di un maggiore sviluppo ed integrazione fra le parti. Forse avrei dato anche un piccolo spazio a quello che è, diciamo, il problema del rapporto con gli esteri, ovvero noi viviamo, forse lo dico anche da presidente di una provincia di confine con la Francia, noi viviamo più che mai oggi la necessità di essere, diciamo, all'interno di una popolazione medica più ampia che è quella europea, proprio per gli scambi che ancora oggi comunque abbiamo vissuto in questi periodi, quelli durante la pandemia per il problema del Covid eccetera, ma di tante altre politiche sanitarie europee che riguardano i professionisti della salute, che riguardano anche proprio, come posso dire, gli scambi e anche il fatto che tanti medici degli altri stati europei vengono magari a professare in Italia, quindi c'è tutto un discorso anche legato poi al fatto disciplinare eccetera, per cui forse un accenno su quello l'avrei fatto. Un'ultima, e sarò velocissimo, un'ultima è quello dell'importanza che ha nell'ambito comunque della sanità e della professione la libera professione, che non dimentichiamo che il 45% della popolazione medica esercita la libera professione e questo a mio avviso deve essere in qualche maniera anche tutelata e gestita a livello anche federativo. La relazione del Presidente Anelli è stata sicuramente molto, molto completa, sia per quanto riguarda il triennio precedente, sia come proposta per il prossimo quadriennio. Non c'è dubbio che la vastità dei temi trattati ha, secondo me, obbligatoriamente a fare delle scelte e io sono intervenuto sottolineandone soprattutto due. Uno che era il tema dell'impegno della Federazione sui temi etici, che secondo me è stato senza precedenti, e quello della comunicazione. Quella della comunicazione oggettivamente ha prevalso come impegno della Federazione Nazionale ma anche degli ordini provinciali e secondo me è stata l'arma vincente anche per acquisire una credibilità nei confronti dei cittadini. Nell'ordine di Modena l'abbiamo già sperimentato fin dall'inizio della mia presidenza, oggi come oggi credo che sia una mossa vincente. A proposito dei temi etici ho voluto sottolineare quello che deve essere un impegno a mio parere un po' più pressante sul versante europeo della nostra federazione impegno che si dovrebbe sviluppare soprattutto oggi che in piena pandemia il confronto con le altre realtà europee, soprattutto delle associazioni mediche europee che sono intervenute su questo, mi sembra assolutamente non più derogabile. Io credo, spero, che nel prossimo quadriennio ci sia un'attenzione anche su questi temi e che continui il lavoro del settore esteri. Ho seguito con molta attenzione la relazione del Presidente Anelli per quanto era stato fatto nel triennio appena concluso ed è stata una relazione esaustiva e che ha
nonostante quest'ultimo anno sia stato fatto in condizioni veramente difficili per le situazioni contingenti del contagio da Covid, sicuramente è stato un triennio molto, molto produttivo. Ha rilanciato quella che è la figura della nostra professione e è stato molto importante da parte di Filippo Anelli coinvolgere in questo processo di promozione della nostra professione autorità dello Stato, il Ministro che è stato sempre al nostro fianco. Ultima l'edizione del 20 febbraio, quando per la prima volta nella nostra sede sono entrate le due autorità più importanti dello Stato dopo il Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera. Veramente diciamo che l'opera di questo Comitato Centrale in questo tempo è stata un'opera molto importante di rilancio della professione. Tutto quello che ho letto nelle parole del Presidente Anelli è stato un ruolo sempre più forte della Federazione all'interno della fase della programmazione, cioè assumere veramente quello che è il ruolo che ci è stato dato dalla legge 3 del 2018, essere ente sussidiario dello Stato.